Non creda, caro signore, che io sia insensibile alle grandi ore della storia. Sono le undici e mezzo del 2 settembre 1899. Con gesto pacato, Kirchner ripone il binocolo nel fodero. La battaglia di Omdurman è stata una vittoria. 30.000 dervici fra morti e feriti. Il Mahdi sconfitto. Da 14 anni il Sidar stava preparando questo momento e l'Inghilterra con lui. Gordon è vendicato. Bene, lo capisco. Come pure Saddawa quando Molke sventola il fazzoletto di seta e il Reich è partorito. Bene, non avrebbe avuto vita lunga, ma per quel chimicale bene. Nel frattempo però la fisica moderna e l'antica religione, desistenzialismo, de e la paleontologia hanno indirizzato il nostro sguardo verso prospettive trasmondane, inventando una lingua per spazi infiniti, lontananze, eternità, anche fatalità, e adesso noi dovremmo attaccarci a uno o due continenti inchiodare l'intera nostra vita a questo suolo terrestre, terrestre, più che provvisorio, fuggevole, tenere a disposizione di un apparato governativo le poche ore della nostra esistenza, permettere che uno Stato ci ordini essere efficienti come contraddittorio tutto ciò non creda caro signore di poter confermare o confutare le mie opinioni stia pur certo che dal consensus omnium non mi preme più della Cavolaia che sfarfalla sull'orticello. Nel caso lei volesse ascoltare, le massime della mia vita sarebbero le seguenti: primo, riconoscere la situazione, secondo, tieni conto dei tuoi difetti, muovi dalle tue risorse, non dalle tue parole d'ordine. Terzo, non perfezionare la tua personalità, bensì ciascuna delle tue opere. Soffia il mondo come vetro, com, come alito da un cannello. Il colpo con cui rirescindi tutto, vasi e urne, e lectoi, questo colpo è tuo ed è ciò che decide. Quarto, solamente fra le mediocrità interviene il, de il destino. Quanto sta al di sopra, conduce un'esistenza per conto proprio. Quinto, se qualcuno ti rinfaccia estetismo e formalismo, consideralo con interesse. È l'uomo delle caverne, attraverso di lui parla il senso estetico delle, delle sue clave e del suo perizoma. Sesto ogni tanto prendi del bromo, blandisce il tronco dell'encefalo e le intemperanze delle passioni. Settimo, ripeto, riconosci la, riconosci la situazione e concluse. Rientra in questa situazione, posto che lei se ne lasci coinvolgere, vedere che un uomo della sua cerchia non ha trovato né riesce assolutamente a trovare la propria espressione a causa della distruzione di ogni essenza regolamentata dallo Stato. Se un drammaturgo vuole portare la sua opera sul palcoscenico, deve creare dei conflitti. Esiste però un solo conflitto moderno, quello fra lo Stato e la libertà. Dunque all'autore non resta altro che mettere in piedi il suo lavoro, servendosi di conigliere o di bidoni del latte rubati o di suite d'albergo. Vada a leggersi i cognomi di quel di qualche romanzo moderno, tipo Urkhart o Armstrong, sono nomi che darebbero il volto a stomaco a chiunque, alla fine, fine non valgono neppure d'oro più dei vari. Rossi e bianchi e ciò che li attende capita a tutti. Il conflitto interindividuale è estinto, così pure l'espressione centrifuga. Vero è che l'attore, grazie a Barbo e Posticce, si concede ancora il lusso di attraversare la sua monotonia esistenziale in cosiddetti personaggi. Poi solleva il braccio destro e poi il sinistro e questa sarebbe espressione, espressioni. Ne dimena entrambi le estremità, e con ciò siamo già all'urlo e ai contorcimenti della creatura, ma è soltanto sciacallaggio e mille, mille, millanteria. L'uomo di oggi ha un solo attributo, è centripeto senza dubbio una specie di protezione del nucleo tiene la mano davanti alla candela vive in una luce velata l'uomo si trova da tutt'altra parte rispetto alla sua sintassi la precede di una buona misura l'uomo di oggi non considera né il passato né il futuro. L'intero contenuto deve essere nella frase che si accinge a scrivere, forse nel capoverso, forse per il pittore nel quadro, ma tutto ciò che va oltre è in capacità e conta sulla benevolenza altrui. Solo l'artista viene a capo delle cose, lui solo ne decide. Tutti gli altri tipi umani tengono a mollo i problemi, li tengono a mollo per generazioni, per secoli, finché ristagnano e putridiscono, finché, detto in termini evoluzionistici, i cervelli si trasformano e interviene la natura, dunque un cimitero indegno dell'uomo. Per questo dicevo il colpo di cannello, il colpo che tutto recide, per questo dicevo il soffiatore di vetro.